Wrestling. Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks. Vi do il benvenuto in questo primo episodio di Ark in Coop. Siamo su un server PvE tedesco 20x. Questa serie la porterò avanti insieme a Siete Spacciati, che non è presente in questa intro, ma nel video sarà presente e farà le sue solite stronzate. Ci divertiremo un mondo. E in questo primo video vi dico che abbiamo bisogno di trovare un posto in cui sistemarci. Dopo una lunga riunione off camera con Siete Spacciati, abbiamo capito strategicamente qual è il posto migliore. Ma vediamo che cosa succederà in questo video e soprattutto andiamo a scoprire dove faremo la nostra base. Poi continuate a seguire questa serie perché nei prossimi video ne succederanno delle belle. Ciao a tutti ragazzi! Eccoci qui su Ark con Siete Spacciati che... Ha cambiato nick, è un brutto, cioè sembri un orco del Signore degli Anelli. Così era il verso dell'orco. Ragazzi, scusatemi se sono in vesta. Oh, Mami Didi 2.0. Oh my god. Allora, un attimo, vi accenno qualcosina. Perché voi ci vedete già di livello 71. Lui forse un pochino di più. Con già roba sbloccata. Abbiamo già le armature. Voi dite che cazzo avete. Oh. Non mi tirare a pugni. Abbiamo già un po' di roba. Questo perché abbiamo iniziato a giocare su questo server da Natale più o meno. Perché altrimenti era veramente, veramente difficile farci video se non avevamo le cose base. Perché? Sembri una scimmia. Guardalo! Sembra una scimmia. Ok, va bene, impazzito. E abbiamo anche una prima base. Però vi dico che questa base molto probabilmente la distruggeremo, perché su questo server ne possiamo avere massimo due. E insieme in questo video andiamo a cercarci la nostra... Guardate, sto deficit. Non ti vede nessuno. C'hai una scimmia che ti copre la testa. Ok, andremo a cercare un posto dove fare la nostra base. L'importante è avere legno e piante vicino, ferro e magari ossidiana o il rock, perle. Cioè sarebbe l'ideale avere tutto vicino sotto al culo. Però insomma abbiamo individuato un posto. Vi dico che siamo su un server PvE tedesco. Penso che vi daremo l'IP in descrizione. Non lo so se ve lo diamo subito o tra un po'. In ogni caso fateci sapere se volete venire a giocare con noi. Abbiamo fondato anche la tribù degli Italian Sharks. E vi dico che, vabbè, in base alle regole di questo server possiamo avere massimo due basi. Quindi una è quella che ci andremo a scegliere ora, e l'altra penso che ce la faremo nella Redwood Forest. Giusto, orco? Avevi detto no. No, non ce la facciamo nella Redwood Forest. Tu avevi detto no lì, che c'erano troppi... Ma non subito. Magari per il momento ci teniamo questa e poi ci... Ehi, ti togli l'elmo. Ti togli l'elmo un attimo. Perché ti guardi il braccio? Madonna, quanto sei brutto. Madonna, sei brutto. Ragazzi, il mio personaggio si chiama Ercole, ma lui si chiama Hulk. Cioè, ci siamo fatti... Black Hulk, giusto perché... cioè, almeno il mio è un attimo carino. Occhi azzurri, capello biondo. Però perché ci siamo fatti personaggi neri che poi ci dicono nei commenti che ci facciamo, che siamo razzisti? Spiegami questa cosa. Ma scusa, ma se mi faccio nero vuol dire che sono... Sì, però poi siamo costretti a chiamarci neri nel video e poi ci dicono che siamo razzi. Va bene, andiamo a cercarci un posto dove farla. Dimmi. Aspetta, giochiamo... Aspetta di là. Giochiamo alla ship al volo, vai. Prendi la mia scimmia. Prendi la scimmia. palla avvelenata con una scimmia. No. Va bene, sminchiate a parte, possiamo partire. Sali in sella al tuo velociraptor volatile. Quella sulla destra dovrebbe essere la lava. No, non è la lava Island, ma l'isola fumosa, fumogena. Cioè, secondo me è l'isola delle sette di mano. Quella è l'isola delle Befane, va bene? Visto che oggi che stiamo registrando è il 6 gennaio, questo video uscirà l'8 gennaio, quella secondo me è l'isola delle Befane, va bene? Va bene, va bene, perché escono
Quelle sono le scorregge delle befane che fanno in questi giorni. Stanno bruciando i regali dei bambini cattivi e stanno creando tanto carbone. Mi pare abbastanza ovvio. Comunque, se avete visto, abbiamo dei... c'è un Quetzal. Io mi vado a riposare un attimo sul Quetzal. Questo Quetzal sta da un metro qua. È buono. Tra quanto tempo lo possiamo temare? Tra 7 no, giorni. Stava volando, era libero. Ah, ok. E chi è che l'ha preso? Sarà un... Oh, mi è partito lo pterodattilo. Che cazzo è? Ciao. Ok. Ciao. L'uccello di mamma ne sono andato in... Ok, e proseguiamo verso la Lava Island, va? Vai. Ma guarda che carini i gigantosauri con i cappellini di Natale. Ma siete proprio carini. Uno spinosauro, guarda. Ragazzi, guardate la mod. Lanfra, vieni a vedere. Questa è la mod che ti permette di addobbare i tuoi dinosauri. Che figo. Ho visto un Quetzal rosso, giallo e blu. Sì, li puoi anche disegnare. Quella è la mod Pimp My Dino con la cazzata. Che figo. Ah, poi sì. Nel prossimo video catturiamo l'Argentavis. Ho già idea di come fare. Poi ti spiego. Corri. Aspetta che... l'isola dei Dodo. L'isola dei Dodo. Ma guarda quanti Dodo. Ma what the fuck. Ma non ci posso credere. Triceratopi e Dodo. Carbonemis. Sì, qua ci sarebbe da venire con qualcosa di grosso e fare una strage di mille cose. Comunque prenderli. Sì. Ah, giusto, ci facciamo la farm per quel progetto che avevamo in test. Minchia, ragazzi, quante cose che ci abbiamo in mente di fare. Non ne faremo nemmeno una. No, qualcosa la fa. L'isola è questa qui, comunque. Sulla destra potete ammirare la Lava Island. Ecco. Berne che volano. Ecco, stiamoci lontani. Sulla sinistra potete ammirare l'isola su cui faremo la nostra base. Che però non... lontana dalle altre, quindi via. Assolutamente sì. E vi dico anche che questo è un server 20x. 20 per taming, 20 per exp, 20 per farming. Dove hai trovato? Dove minchia stai? Lontano dalle basi di questi pirla qui, perché sennò ci lagga manetta. Oh mio Dio, ragazzi, qua gli FPS... Che cosa c'è? Che cosa non c'è? Qua gli FPS mi scendono di brutto proprio. Ma quanti cazzo di dinosauri c'hanno sti qua? Sì, guarda... Sta creando il sapere. Guarda quanto mi lagga. Cioè, c'hanno 5 gigantosauri riposti in maniera molto accurata nelle loro stalle. No, ragazzi, mi lagga troppo, ma ve la voglio far vedere. Porca... Non si capisce quanti T-Rex... Allosauri a manette. Oh mio Dio. C'hanno quegli uccelli che ci hanno massacrato i dinosauri. E vedi com'è che si chiamano? Si chiamano... Se non li hanno rinominati tutti. Si chiamano i Pterizinosaurus. Sono degli uccelli di merda, ragazzi. Ci hanno massacrato tutti i dinosauri che avevamo prima di registrare sto video. Cioè, non ci posso credere. Mamma mia, che base. Ma scusate, va bene lì. Abbiamo tutta quella montagna, ci possiamo girare dietro. C'è anche qui un punto. Allora, vediamo quanto è. Vediamo quanto è distante il metallo. C'è anche il raggio qui. Allora, qui ci sono dei mosasauri. Dove stai? Sto girando qua intorno all'isoletta che hai trovato tu. Qua ci sono dei dodo. Esploriamo un attimo la zona, ragazzi, per capire come farci la nostra basetta. Ok, ragazzi, abbiamo scelto la nostra zona strategica. Esattamente questa spiaggia dove aveva visto siete spacciati. L'unico problemino che abbiamo è un dinosauro un po' scassacoglioni, che era quello che ci ha massacrato tutti i dinosauri. Ma ora il grande siete spacciati, come ha già fatto una volta, rifarà la seconda volta e lo porterà in acqua ad affogarsi, a morire. Ti muovi? Ah, ecco, questo è il richiamo della giungla. Occhio che ti azzanna lo pterodattilo. Guardalo, mamma mia che forza. Sì, portalo. Quanti pesci qua, mamma? Ci stanno salmoni, sai che c'è la canna da pesca e si può pescare. Comunque, io vi osservo dall'alto. Togli questa faccia di pterodattilo davanti. Basta a me. Sushi. Facciamo il sushi. Non so se si può cucinare il sushi. Comunque, egregiamente lasciato affogare in giro nel mare. Adesso finisce la stamina.
E tu muori. No, ha vinto la sua. Oddio, anche là. Sto finendo. Ok, ora finirà la stamina e morirà. Ma perché vedo il mare così strano? Che ci stanno i depositi di olio qua sotto? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Comunque, ragazzi, dobbiamo raggiungere il livello 75 per poterci fare la muta da sub. Una volta che ci facciamo la muta da sub, è andato giù. Perfetto. È morto. Sta morendo. No. GG. Una volta che ci facciamo la muta da sub, potremo andare con tranquillità. Attento, cazzo. Ehi, madonna mia. E vabbè. Quattro compi sono. Ma chi se ne frega? Mangia, mangia, mangia. Distruggi. Distruggi. Con la C li fai male di brutto. Con la C. L'attacco speciale. Distruzione. Sono morti tutti. Mamma mia. Ragazzi, è bello? Lo pterodattilo da guerra. Cibo, vaffanculo. Lo pterodattilo da guerra. Comunque, morendo. Comunque, eccoci qua. Siamo belli pronti. C'è qualcosa che ti insegue? O sbaglio? Ci sono altri Comsognathus? Ah! Sì. No. Ah, è morto. Ok. E allora ci stanziamo qui. Frecce di pietra, va? Che cosa c'avevi? Quelle di legno? No, quelle sedative. Ah, ok. Ok, allora ci stanziamo qui. È definita. Questa sarà la base degli Italian Sharks, della tribù degli Italian Sharks. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Purtroppo ci dovremo rivedere settimana prossima, sempre su questi schermi, domenica 15 gennaio con il nuovo video di Ark. Se sei arrivato fin qui, ti è piaciuto il video, sostieni la serie, lascia un like, commenta e condividi. Ma soprattutto scrivi nei commenti hashtag dinosauro talpa. Sarebbe quella merda di dinosauro schifoso che ci ha massacrato, vi giuro ragazzi. Nel periodo di Natale che abbiamo giocato, io e siete spacciati un po' insieme per farmare, per raggiungere questi livelli, ci ha massacrato ogni tipo di dinosauro. C'è tipo, ce n'erano 10, ce ne ha uccisi tutti, maledetto dinosauro talpa. E noi abbiamo imparato a come farlo affogare, molto molto semplicemente, easy easy, lemon squeezy. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione, ciao a tutti.